Allora, quando utilizziamo lo smartphone di notte, molto spesso i nostri occhi vorrebbero staccarsi ed andare via. E questo ovviamente perché? Perché utilizziamo la luminosità troppo alta. E nonostante la maggior parte degli smartphone sia dotato di un sensore di luminosità e nonostante la luminosità si regoli al minimo in ambienti bui, molto spesso però, nonostante sia regolata al minimo, il display risulta ancora troppo luminoso e prima o poi i nostri occhi inizieranno a fare sciopero. Ecco perché, ragazzi, in questo video voglio parlarvi proprio di un metodo per evitare tutto ciò. Voglio parlarvi di un metodo per Android in modo tale da abbassare la luminosità molto di più rispetto a quello che permette di fare le impostazioni del sistema operativo. Lo faremo con un'applicazione gratuita che lavora via software, quindi non solo sulla luminosità dei pixel, ma è comunque veramente semplicissima da utilizzare. Io sono Andrea Caliendo, questo è un nuovo video di TechFanPage e vi do il benvenuto. Nello specifico utilizzeremo un'applicazione gratuita che si chiama Screen Filter ed è ovviamente disponibile nel Play Store. Una volta installata l'applicazione, cliccando già sul tasto apri direttamente dal Play Store, vedrete che lo schermo diventerà più scuro. Questo perché? Perché l'applicazione vorrà dire che sarà già attiva. Per avviare e per personalizzare l'applicazione, tutto quello che dovrete fare sarà accedere al menu delle notifiche, menu nel quale sarà presente quindi una barra nella quale proprio cliccando su questa barra si avvierà quindi il menu principale dell'app, menu che è singolo ed è solo quello. Nel menu si potrà quindi scegliere il livello di luminosità da voler dare al display, livello che, come potete vedere, può essere molto più basso rispetto alla luminosità minima di sistema. Nel caso in cui si dovesse scegliere una luminosità troppo bassa, che in effetti renderebbe invisibile il display a occhio nudo, l'applicazione vi chiederà di confermare o meno una scelta, e nel caso in cui non dobbiate confermare, vorrà dire che non vedete il display, e la luminosità verrà ripristinata automaticamente. Nulla di più semplice, nulla di più veloce. Bene, ragazzi, avete visto? Questa applicazione è veramente comodissima. Il mio consiglio è di utilizzarla quando siete in ambienti molto scuri e non dico solo a letto, magari anche al cinema, dove anche se in effetti è meglio non utilizzare lo smartphone, ogni tanto bisogna farlo, ragazzi miei, e quindi anche se il display è impostato a luminosità minima, la luminosità che ne scaturisce potrebbe dare fastidio ai vostri compagni di visione. Ebbene, con questa applicazione potete abbassare la luminosità e nessuno avrà fastidio, neanche i vostri occhi. Io sono Dario Caliendo, appuntamento al prossimo video di TechFanPage e come sempre vi mando un abbraccio.